Bentornati ragazzi ancora una volta qui sul canale di Telefoni a Granate. Come al solito sono Giovanni e oggi siamo qui, come promesso, per parlare di lui, o meglio Samsung Galaxy Note 10 Plus. Uno smartphone che a me è piaciuto tantissimo, veramente molto ma molto ben fatto. Ma voglio analizzarlo un po' in generale qui in maniera leggermente diversa e anche un po' più veloce, come piace a voi e come avete richiesto voi. E quindi partiamo subito. Pollice su, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto, attivate la campanellina e vi ricordo che qui alla mia sinistra, barra destra, al mio fianco, quelle che sono appunto le modalità di acquisto più interessanti che potete effettuare tramite appunto i nostri negozi. E inoltre vi ricordo che sempre in descrizione trovate i link di Instagram e Facebook e per qualsiasi cosa siamo sempre a vostra completa disposizione. Detto questo, partiamo subito e andiamo a analizzare questo smartphone che è molto molto interessante e ha tante funzioni fighe. Ma adesso partiamo. Allora ragazzi, partiamo come il nostro solito fare dalla batteria. In questo caso abbiamo una 4300 mAh che, senza troppi giri di parole, mi ha portato a sera senza alcun problema, con circa il 9-10% di autonomia, il che non è affatto male, soprattutto per uno smartphone del genere, con l'utilizzo anche che ne ho fatto io. E quindi vi parlo di Netflix, YouTube, un po' di foto, un po' di video, un po' di editing di foto tramite Lightroom, l'utilizzo della penna. Veramente ragazzi, l'ho distrutto e mi ha sempre portato a sera, quindi veramente stra consigliato per quanto riguarda la batteria. Infatti ci farei un pensierino, solo che costicchia, e questo secondo me è diciamo la nota negativa generale di questa recensione, comunque di questo smartphone. Detto questo, andiamo un attimino alla cosa più interessante, o meglio, no, non è la cosa più interessante, però più figa, o meglio il design. Vi dico che è costruito molto bene, ovviamente parliamo di un top gamma, parliamo di Samsung, quindi fate 1+1 e vabbè, fa 2, ma comunque in generale devo dire che è fatto molto bene. Design ottimo, vetro anteriore e vetro posteriore. Questo vetro posteriore in questa scocca, diciamo, con questa colorazione, molto molto interessante. Ovviamente è un parere molto soggettivo, dipende un attimo da voi, ma ci sono diverse colorazioni, quindi non è questo il problema. Ma vi dico che da vicino vi regala dei giochi di luce molto molto interessanti. Fotocamera posta qui in maniera verticale, molto bella, e con un frame ragazzi invece nel lato super super sottile, che ho apprezzato tanto, sembra quasi non averlo, se non per la parte sinistra, in cui andremo a trovare tasto Bixby, che con anche una leggera pressione fa da on off, quindi per mandarlo un po' in stand by. Mentre poi per quanto riguarda la parte leggermente più in alto abbiamo bilanciere del volume, ovviamente, mentre la parte superiore proprio andremo a trovare carrellino della SIM e micro SD, perché è espandibile. Poi abbiamo invece la parte sottostante Type-C 3.1, che vi permette appunto di collegarlo ad un monitor, di fare cose molto interessanti e ad attivare anche DeX. Poi abbiamo lo speaker e poi abbiamo ovviamente la penna. S Pen fantastica ragazzi, vi riesce a regalare tante cose, tante soddisfazioni e tante funzionalità. Ci vorrebbe quasi un video solo dedicato a questa funzionalità, magari fatelo sapere sempre qui sotto i commenti se questa cosa appunto vi può interessare. Detto questo, veramente comodissima, ambito lavorativo soprattutto, se dovete firmare un documento lo dovete passare per la stampa, poi scannerizzarlo, mandate proprio senza problemi. Ci sono tante funzioni, come state vedendo, molto molto comode. Poi quella diciamo più giocherellone, quella del fotocamera AR, si dovrebbe chiamare così, che vi permette appunto di modificare un attimino e di crearvi questa specie di animoji vostra personalizzata. Utile? No, però comunque divertente, e fa vedere un attimino anche quella che è la potenza che c'è all'interno di questo smartphone. Detto questo, andiamo avanti e vi dico che questo smartphone ha anche un'altra novità per quanto riguarda la penna, o meglio le gesture che potete fare. Principalmente, io sono sincero con voi, lo utilizzate solo ed esclusivamente con la fotocamera, per un attimino cambiare un po' da fotocamera anteriore a posteriore, per attivare lo zoom, cambiare un po' di modalità, ma non è nulla proprio di super necessario, quindi la voglio proprio tralasciare questa cosa, magari l'andremo a vedere nel video dedicato proprio alla penna. Detto questo, andiamo avanti, vi dico che lo sblocco per quanto riguarda il impronta digitale è sempre sotto display, funziona molto bene, 9 volte su 10 vi sblocca lo smartphone anche in maniera molto veloce, quindi secondo me anche leggermente migliorato. Display, abbiamo un display fantastico, 6,8 pollici, parliamo di un display Dynamic AMOLED, fantastico per quanto riguarda gli angoli di visione, per qualsiasi cosa, anche i colori belli, ci sono ragazzi delle caratteristiche per quanto riguarda i display che Samsung è veramente imbattibile, quindi non c'è nulla da dire, veramente super super promosso sotto questo punto di vista, quindi veramente ragazzi è una cosa proprio da provare, proprio quando vi andate a vedere una serie TV o qualcosa del genere, è veramente il top. Ma adesso arriviamo a un'altra caratteristica molto importante, o meglio quello che abbiamo sotto la scocca. Ebbene, qui abbiamo un Samsung Exynos 9000
825, 6 GB di RAM, voglio dire 12 GB di RAM, scusatemi, e 512 GB di storage espandibili. Come state vedendo, come ho detto anche nel video di sabato scorso, è uno smartphone fluidissimo, non mi ha mai dato cenni di micro lag, quindi veramente ragazzi top sotto questo punto di vista, anche secondo me leggermente più veloce del solito. Per quanto riguarda invece l'ultimo aspetto, e quindi la fotocamera, ragazzi, io veramente non ho nulla da dirvi in più a quello che già avevo affermato, anzi posso affermare ancora quello che già avevo affermato in precedenza. Secondo me è un camera phone, lo state vedendo anche un po' dalle foto, sono veramente molto molto ben definite e quindi veramente super super promosso anche sotto questo punto di vista, e anche per quanto riguarda i video 4K massimo e 60 fps, top. Detto questo ragazzi, per oggi potrebbe che bastare. Come al solito lasciamo il pollice in su, a commentare e ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Vi aspetto sempre qui sul canale per nuovi video, e preparatevi perché stanno per arrivare belle novità. Detto ciò, ci vediamo, un bacio e un abbraccio da Giovanni da Telefonica Grande, è tutto, ciao a tutti.